Che poi qui, se vi ricordate, era dove avevamo beccato quella lorda della Capitana Grizzly, per l'appunto. Ma questa è morta. Ma sono tutti morti. Ah, ma questi erano tutti quanti cosi de... Tutti bastardi mascherati de coso. Tutti schiavi della Megera. Allucinante, ragazzi, allucinante. Aspetta un po', questa c'aveva qualcosa. Chiave del forziere di Ethel. Ma che figa che c'è la sirena appesa sulle reti. Bellissima sta cosa. Queste piccole cosine mi fanno morire. Aspettate un attimo. Devo capire dov'è che sta sto forziere di Ethel, perché qua non lo vedo io, quindi da qualche pizzo deve sta. Questo? Non credo. Che sbatti, fammi scendere. Forziere di Ethel. Non mi pare che mi sono perso nulla qua, onestamente. Assolutamente no. Calderoni vari, roba. Calderoli. Calderoli vari. Qua c'è dello stew in preparazione. Quindi i tizi l'avremmo dovuti far fuori prima della zietta. Vabbè che non è stato un fa... No, cavolo, sono uscito dalla parte sbagliata. Vabbè, uguale. In realtà dobbiamo capire dov'è che sta sto coso della zietta qua. Singolare. Vabbè, questa cosa qui l'abbiamo fatta. Io andrei sopra di qua a vedere l'altro bersaglio dell'omicidio. Quindi andiamo da questa parte. Madonna, che sogno sta città. E niente, vabbè, qua sicuramente c'era qualcosa da scavare, probabilmente. Guardate quanto è fatta bene. Allora, questo è il parco del crinale fiorito. Qui giù c'era un tombino dal quale eravamo, se vi ricordate. C'è questa casa da visitare. Questo tombino qui lo avevamo visto. Uscivamo da qua, dalle fogne, no? Un paio di volte l'abbiamo visto. Augurami buona fortuna, vecchio mio. Io potrei anche esserti ritirato dai pugni fiammanti, ma la tua influenza continua a vivere. Oggi il tuo nipote preferito ha finalmente ottenuto la tanto attesa promozione. A guanto d'arme, incontriamoci questa sera. Vabbè, aspetta, no, fammela leggere. Alliuto canterino e festeggeremo con un paio di boccali guardando il sole tramontare oltre la torre marina. E non preoccuparti, vecchio mio, farò in modo che tu possa tornare presto a casa a dormire. Vediamo questa casa qui che mi risulta bella aperta, quindi possiamo entrare sereni e felici. Non c'è assolutamente una mazza. Non è vero, perché c'è un portello. Chiudere per favore qua. Quindi quest'altra qua non... Ok, vediamo sopra, va. Vediamo pure sto portello, che questi posti nascondono cose. Salve Goldbraith. Goldrake. He has twice the kills you did at that age. He knows the seven major arteries, the blind spots, everything. That mind flare is done for. Forgive me, I was speaking to myself. A habit solitude has encouraged. Galbraith Stradivas, mind flare hunter. My son is tracking one of the beasts as we speak. You don't know my boy. He's my boy. Twice the hunter I am and the best son a man could ask for. Sarà stato fatto in 3000 pezzi. An illithid trap left me retired. Permanently.
My son has taken up the mantle. He fights tooth and nail every single day. I only pray it's enough. Sarà diventato un coso, un mind flayer pure lui. Bene. It is rare to meet someone who doesn't fear mind flayers. You remind me of an old friend. Ah figo, vedete, alla fine abbiamo rimediato una missioncina da questo solitario vecchio guerriero. He gifted me this. Call it thanks for setting me at ease. They won't win, you know. The mind flayers. Ha dato pure un regalino. Not with my son fighting the good fight. And you. Scudo fidato di Abdel, ma non ci ha dato mica una roba qualsiasi, ci ha dato uno scudo del Kribios. Quando un nemico ti colpisce con un attacco puoi usare, vabbè, questa è la respinta sua, protezione dai proiettili, abiurazione livello 2. Però lo scudo di gelo mi piace di più, vi dico la verità. Potremmo questo darlo a cuore scuro, vediamo se le torna utile, ma cuore scuro c'ha questo che fa. 1 CD agli incantesimi, tiri per colpire degli incantesimi. Cioè questa della protezione dai proiettili è carina, però è una spell che devi tirare extra, poi a concentrazione, quindi boh. E subisci la metà dei danni da... non lo so, Rick, non lo so, però carino comunque. Sto portone, ok, vabbè, scendiamo e vediamo un po' che succede. Che vuol dire adesso non può, io... Ah, perché c'era cosa che stava salendo, quindi... Scassination. Mazza 20, wow. Andiamo un po' di sotto. Così. Proprio secco, muro in pietra, clic e vai. Oh mamma. Oh no, 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 no. Madre mia, che situation. Qua è proprio la nube mortale, manco quella normale. Beh. Lo sapevo pure che c'erano le trappole, scusate, ma posso caricare la partita tipo un attimo prima? Salvato 13 anni fa. E vediamo se sta nube mortale se ne va. No, ma in realtà mi sa che basta darci una sfogherellata, eh? No. Porca paletta. Oggi fatta una strunzata. Allora vabbè, fatemi salvare intanto. Vediamo se con una palla di fuoco riusciamo a risolvere la questione. Qui leva sto coso dalle palle. No. Cavolo. Cavolo. Non lo so. Adesso il fatto è che mettersi a caricare, tornare indietro da lì non me va onestamente. Però vorrei esplorare la zona per capire come procede qui la faccenda. Quindi non lo so, Rick, come possiamo fare? Perché sicuramente mo dobbiamo fare sta questione di sto caricamento, che però era giusto per salvare la fireball in realtà, ma mezzo useless onestamente. E però tocca annacce qua, poco da imbastire. Possiamo provare con... Infatti che questa nube mortale te devasta questo. Guarda che danni. Santi numis. C'è un modo per evitarla, la nube mortale? Fatemi vedere un po', magari c'è qualcosa che...
Non credo, eh. Non credo che ci sia nulla. Perché è praticamente una specie di death fog di coso, se vi ricordate, no? Di Vimity. Death fog non si poteva levare in nessun modo. Credo si chiami death fog pure qua in realtà. Addirittura Ista uccide la roba sammonata. Ah, ci vuole Zone of Sweet Air Spell. Che non abbiamo noi, onestamente, non credo. Vediamo un po'. Beh, almeno uno lo sa, perché queste cose qui non. Cioè, boh. Sul gioco da tavolo fai qualche esperimento, così viene pure complicato. Ma questa è una roba del chierico? Ma Abjuration? Ma stiamo guardando. Ma Baldur's Gate vecchio questo. Cioè, vediamo se c'ha My qualcosa fates will lei. guide me. Lei c'aveva qualcosa tipo dissolvi bene o male. Ma non. Non so, non so. Possiamo. Però è una cosa velenosa. Può essere che magari se io faccio così e divento ragno, divento immune. What am I to do? I'll go this way. No. Neanche i ragni sono immuni a questa merda. Però rimuove tutte le nubi, vediamo un po'. Rimuove tutte le nubi a parte questa. Mortacci de Pippo. E mo sono bloccato qua dentro io. Perché sono invulnerabile alla morte. No, non lo so, Rick. Secondo me qua è andata. Oh, cazzo, ma qui c'era un bastone. Però era un bastone qualsiasi questo. Un bastonaccio random. Poi che c'è una balestra leggera, un sacco di luta. Che sucata. C'erano vari forzieri qua dentro. Mannaggia la puttana. Niente, sto posto qui l'abbiamo sulle manipolazioni psioniche relative alle cose. Non lo so, raga. Perché il caricamento che ci abbiamo. Io ci ho provato, diciamo. Ci ho provato un po' in tutti i modi. Il caricamento più vicino che ci abbiamo è nello scantinato di cosa. Quindi dovremmo ritornare lì, fare la chiacchierata. Ma sì, in realtà, sti cazzi. Siamo 2 minuti. Skippiamo la chiacchierata con coso in 2 secondi. Ci facciamo da quello scudo. Scendiamo. Sto attento alle trappe. O che poi l'ho detto, stiamo attenti alle trappole. Ci hanno messo proprio la punta della luce sopra e ce la siamo triggerata. Chi l'avrebbe mai detto? Ma arriviamo lì, non, faccio un 1, fallisco il coso e ci inciampo sopra, no? Mi auguro di no. Però ci è andata veramente, veramente male. Big sfiga. Vabbè, ormai tra l'altro il gioco l'abbiamo finito, però se dovessi rigiocarlo per, che ne so, DLC o. Lo sposto assolutamente sull'SSD, che mo me ne sono preso uno più grande They should all be e non running. c'avevo più spazio. Ah, proprio tutta la manfrina qua va That's fatta. curious. Vabbè, vai con la leva, vai con la leva. Cosa ha visto? What? Let's see what this does. Vabbè, usciamo da qui. Ma adesso mi chiedo, mo che ha caricato? Sta zona l'ha caricato e tutta scaccata come prima. No, ma è caricata, ok. Era all'inizio che non l'aveva proprio considerata, ce può sta. Peccato che abbiamo perso un po' di tempo qua. Allora, torniamo qui. Però voi direte, Ala, ma tanto ormai stiamo a 300.000 puntate, non è che se ne fai una. Something over there.
Non è che se ne... Oh, ecco, abbiamo pure sgamato questo. Non è che se ne fai una di più, una di meno, cambia nulla. Ci sta. Tra l'altro devo ricordarmi che una di queste settimane facciamo una bella live su... su Balduro. Cioè, onesto, è anche rossa sta roba. Non me la vado a rischiare, onestamente. Eccola. Si è arrabbiato subito il ragazzo. Meno male che non ho preso nulla. Meno mouse, meno mouse. Andiamo a parlare con l'ombre. Poi apriamo, scendiamo. Così scopriamo pure che robe ci ha nascoste sto ragazzone. My son is tracking one of... No, my son has taken up the mantle. He fights tooth it is here. They want... Consideralo un regalino. Però non ci ha mica detto dove sta il figlio, eh. Oh, io sono appesantito, aspetta. Questo dallo a... Ma mandalo all'accampamento, che cacchio ci faccio. Allora. Scassination qui. Vai di Scassination, bel rollino da 24, scendiamo. Mo' sganciamo, a parte salviamo, poi sganciamo lui e andiamo. Ma tra l'altro non è che qua c'è qualche, che ne so, qualche ciborio. Oh, eccolo. Oh, nice. Tanto ciborio, raga. Ci serviva il ciborio, eh. Ce ne serviva un po'. C'è sta roba. Corazza di piastre. Pretty, pretty. Una buona stash c'ha il ragazzo qua. Devo dire, niente male. C'è un po' di roba così picchiereccia random. Allora, qua facciamo ocio. Traps. How considerate. Oh shit. Aspetta un po'. Let's move. Have I been this way before? Porca miseria. Soldier? This'll be fun. Salviamo, procediamo, tanto non è che dobbiamo sta per forza tutti. Facciamo piano piano. Ti pareva? Ce ne starà un'altra qua sicuro. Ah, vedi che c'hanno la roba, c'hanno i manichignos dei Mindflayer qua, giustamente. Però... Sai che c'è? No. Assolutamente, per castarla me devo... Guarda. Ok. Muoviamoci piano piano. No! Che cazzo? Che palle. Che è proprio stronza sta cosa, sta zona. Però ci può stare perché se quello è il suo antro da guerriero anti-mindflayer, eccetera, ci sta che sia super trappato. Poi proprio l'attimo che ho detto, vabbè dai, qui non ci sta. Invece l'aveva messa proprio davanti al tavolino col forziere, giustamente. Ci sta così, tu vai bello goloseggiante con le dita tutte appiccicose. Piene di Nutella, vai a toccare, esplodi, ci sta. Vabbè. My bad. Quindi ce ne sta una là davanti. Una
a qua che io procederei, tanto qui non ci stava niente da lootare, quindi tanto vale levare queste. Vediamo un po', success. Oh mamma, ce ne hanno messe veramente una cifra, eh. Quindi balestra più uno, bastone. Sacco di... cavolo però. Porca paletta, quella la devo vedere, se no è un casino. Ho una lunga strada ahead. Se non è over, then through. Ok, nice. Rimandiamo lui qua. Difficoltosa sta situazione, raga. Scassination. Nice. Qua dentro ci sarà qualcosa di intrigante. Elisir di cultura arcana. Ottiene uno slot incantesimo livello 4 extra. Se è bevuto, sostituisce gli effetti dell'elisir attivo. Ma diamo l'oscura pulsione. Questo è un veleno che posso usare io. C'è una zaccagna. Qua sicuro c'è qualche... che pareva. Scassina. Tocca stare veramente attenti qua dentro. Ogni punto potenzialmente... Confidente di un duca. Forse perché era partito da umili origini prima di diventare Granduca di Baldur's Gate, Abdel Adrian aveva l'abitudine di indossare un mantello con cappuccio e di girare per le strade della sua città in incognito, osservando i cittadini e tastando il polso alla città, come era solito dire. Fu proprio durante una di queste escursioni urbane che lo incontrai per la prima volta. A un tavolo sulla terrazza del canto elfico, quando entrambi chiamammo lo stesso cameriere e finimmo per pagarci le birre a vicenda. Iniziamo a conversare e dopo aver scoperto che era un avventuriero, il mio nuovo amico mi fece domande sul mio mestiere di cacciatore di mostri. Ben presto si lasciò sfuggire che quello dell'avventuriero era anche il suo mestiere e da allora ci incontrammo regolarmente per condividere un boccale o due e parlare di storie e strategie. Ci vollero alcune decadi prima che mi rendessi conto che il mio interlocutore non era altro che il Granduca della città. A quel punto eravamo già diventati grandi amici, quindi non mi spaventai più di tanto nel condividere il tavolo con lui. Segue un resoconto sconclusionato della storia di Goldbraith con Abdel Adrian, che consiste principalmente in un elenco di avventure di Goldbraith che lui stesso ha raccontato al Granduca. Quindi Goldbraith era veramente un avventuriero? Era un cazzarone pazzo? Non lo sapremo mai. Come scovare un Itilid? Documenti, vari modi per rintracciare Mindflayer e risultati, ok. Qua ce ne sono altri. Sulle manipolazioni psioniche relative alle contro... relative contromisure. Vediamo un po'. No, niente di intriga. Ok, Osho. Dai che abbiamo finito, possiamo uscire da qua. Mind never quiet. Arrivederci ragazzi, arrivederci. Via via via, pigiare, uscire. Mamma mia, meno male, va. Che posticino, eh. In realtà non è che c'era chissà che, però è stato curioso capire che, diciamo, lui sostanzialmente non diceva cazzate, ma qualcosa a che fare con la caccia degli Itilid ce l'aveva. Tra l'altro qui c'è l'edificio nel quale dobbiamo entrare. Credo ci si entri da... da qua. Ok, quindi in realtà dovremmo girare da questa parte. Dobbiamo andare di qua e poi entrare qui. Ma questo invece? Questo portone pure non l'abbiamo mica visto. Questo... che cazzo è sto posto? Il Galà Scintillante. Beh, entriamoci un attimo, vediamo che succede. Anche scritto torno presto lì. Bellissimo che ti puoi fare i cazzi di tutti nelle cose. Carissimo Thomas, è passato troppo tempo. E che avventure ho avuto. Non vedo l'ora di raccontartele al canto elfico quando tornerò. Ma nel frattempo, durante i miei viaggi ho incontrato un mercante Gianni, che mi ha fatto conoscere un metallo raro che chiamano Pyroidram. Ne fanno delle pipe.
Ora le pipe vanno benissimo, ma scommetto che nelle tue mani questo materiale potrebbe trasformarsi in un flauto eccezionale. Vedi, riscalda l'aria stessa che gli viene soffiata attraverso mentre viene suonato, il che rende un timbro sonoro e grandioso come non ne ho mai sentiti. Ho preso un po' di pyroidram che ti consegnerò prestissimo. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi. Con tutto il mio amore, Eric. Opportunità di lavoro. Cara signora Omotola, sono un maestro artigiano di Elturel, recentemente sradicato dalla mia casa a causa di circostanze fuori dal mio controllo. Forse hai sentito parlare di me? Di certo io ho sentito parlare di te. Sono anni che desidero visitare la tua bella bottega e sono felice di averne finalmente l'opportunità. Vedi, credo che questa sfortunata piega degli eventi nella mia vita possa rivelarsi molto fortunata per la tua. Credo che qui ci sia un vuoto di mercato per un lavoro bla bla bla. Io poi, raga, i punti li schippo un po' quando ci stanno i punti e le virgole, perché sennò finiamo dopo domani. Vediamo. Ah, ecco la Omotolda. Drab attire, lackluster skin, my darling, you need... If you are the practical sort, I also stock enchanted stones. They're almost as magical as myself. Mi ha appena definito ghoul, mi perdoni. You have good bones, darling. You just need decoration, and you're in the right place. Ragazzi, questa carica, carica le pietre con la luna piena, raga, eh. State attenti. What's that? Ma questa pianta... Chiave del forziere... di Omotolda. Ok, perché sta là quella chiave? Beh, certo, non sarà facile aprire quel forziere dorato là dietro, onestamente. Però proviamoci un attimo, vediamo che succede. La scala antica, qui c'è Thomas C. Quirklynows. C'hanno tutti i forzieri. Come cazzo fai a prendere quei forzieri che c'hai letteralmente davanti al naso? È difficile, cioè non è facile. Che figo, un draghetto. You look like someone who knows their way around a lute. Or perhaps you enjoy the drums. Che fighi che sono i dragoni di comunque. No. Spettacolare. A fellow bard. Oh. Might I bend your ear? I've been experimenting with lute strings made of, hear me out, warg hair. Well, you see, excited and breathless, time passes in the blink of an eye as the two of you get lost in the intricacies of music. Goodness, look at the time. I'm terribly sorry for keeping you, but the most carino. Delightful chat. È carino anche che abbia skippato la cosa dicendo che ci siamo persi. Piccolo sconto. Ok. Un carillon. Melodie pericolose, scappatelle di fundango Glovin, violini vari, giubba semplice, vabbè. Thank you for... Allora, caro il mio collega, però adesso dobbiamo rubarti tutto, quindi con permesso. Fammi un attimo salvare. Ok. Apri questo, per favore. Lei non si giri, collega, mi raccomando. Non ne vale neanche la pena. If it isn't one of lui, my parla un attimo. Musical connoisseurs, how might I help you? Okay. Cioè, qua facciamo proprio così. Che ti devo dire?
sight, out of mind. Ci serve il l'altro ragazzone, ci serve. Thank you. What's next, I wonder? Vediamo, vediamo un po' che ci sta qua dentro. Va. Questo andava scassinato, quindi è quello che c'ha giù lei, il forziere importante, quello per il quale abbiamo rimediato la chiavetta, mi sa, eh? Vabbè, 42 soldi. Comunque, meglio di zero. Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Vabbè, scendiamo. Scendiamo col party e... Oh, ma in realtà non c'è neanche bisogno di fare chissà che, perché questa sta già girata di spalle, per cui in teoria dovrei riuscire a gabbarla senza grossi indugi. Anche perché i personaggi sono mega stupidissimi da sto punto di vista. E infatti era questo. E dentro ci stanno 134 soldi, un lingotto d'argento e una pergamena di sfera congelante. Sfera congelante di Otiluke. Questa è rara, 1,60 danni. Figo. No, vabbè. Ho fatto una stronzata. Vabbè, allora raga, io direi che per questa settimana ci fermiamo qui. La prossima settimana procediamo con Figaro, che si trova in questo edificio qua. Vedremo un po' di... che è molto bello tra l'altro questo edificio. Molto belle le piante, molto figo. E poi qui giù abbiamo il fiumiciattolo. E dopodiché continuiamo un po' a visitare la città, diciamo in senso orario, vedendo questa zona qui. In realtà io taglierei più di qua, verso dove abbiamo le missioni, e poi piano piano ramifichiamo nelle parti che non abbiamo visto, perché magari andando in giro dove ci sono le missioni ce ne danno altre e poi ci spediscono loro nelle varie zone. Quindi che dire se non grazie mille per seguire la serie, grazie mille per seguire il canale, dare tutto, bella pips, alla prossima, ciao!